potete vedere dalle immagini, oggi vi presento il mio nuovo progetto. Questo progetto l'ho lavorato con la tecnica C2C, quindi lavorazione è una lavorazione da angolo ad angolo. E per fare questo progetto, io ho scelto questo filato della Mistricò Linea Polinesia. Allora, vi faccio vedere il mio gomitolo. Questo è un gomitolo da 100 grammi ed è 330 metri. È 100% cotone Egitto non mercerizzato. L'etichetta consiglia l'uncinetto o i ferri del 3-3,5. Io comunque il mio progetto l'ho lavorato con l'uncinetto del numero 3. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, dicevo che è la tecnica C2C, quindi partiamo, si lavora da angolo ad angolo. Io ho scelto per questa lavorazione proprio apposta questo filato perché per queste sfumature che sono veramente molto belle. Quindi diciamo che non è un filato, no, non è monotono, anche perché cambiano il colore cambia, quindi ci sono diversi colori e sono veramente molto belli. Mi piace questa tecnica perché queste strisce, beh, risultano in diagonale. Diciamo che io non amo molto le righe, anche perché ho una taglia un pochino, sono un po' morbida e quindi le righe penso che mi allargano. Invece così in diagonale risultano veramente non diciamo che stanno bene addosso, ecco, perché ha una taglia come la mia, le strisce così in diagonale stanno veramente molto bene. Bene, per quanto riguarda la misura, dobbiamo prendere la circonferenza dei nostri fianchi, quindi in base ai nostri centimetri, poi dobbiamo fare diviso 2 perché lavoreremo dei pannelli, quindi lavoreremo il primo, il davanti, il dietro e poi le maniche che poi andiamo a cucire proprio qui. Allora, per quanto riguarda il davanti e il dietro, dicevo, dobbiamo fare diviso 2 la nostra misura e dobbiamo fare tanti quadratini fino ad arrivare ai nostri centimetri, quindi dobbiamo fare due pannelli uguali. Stessa cosa vale anche per le maniche. Quindi, ripeto, è una lavorazione facilissima. Non dobbiamo fare scalfi, non dobbiamo diminuire assolutamente niente. Sono solo quattro rettangoli che poi vanno uniti. Ok? Quindi penso che ho detto tutto e possiamo iniziare a fare iniziare la nostra maglia. Io comunque nel video vi farò un campione per spiegare come iniziare la lavorazione, come dobbiamo fare gli aumenti da angolo ad angolo e poi vi spiego come diminuire per formare un rettangolo. Ok? Quindi farò solo un campione. Io vi farò un campione per farvi capire come iniziare il lavoro e aumentare i quadratini. Quindi, ripeto, lavoriamo la tecnica C2C, quindi da angolo ad angolo. Allora, inizio con 10 catenelle. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tre volte filo sull'uncinetto. Partendo dal basso, dalla prima catenella, vado a contare 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella lavoro una maglia alta tripla. Quindi esco da 2, esco da 2, esco da 2 ed esco da 2. Quindi le catenelle che abbiamo lasciato, le 5 catenelle, sono la prima maglia alta tripla e poi ho lavorato una maglia alta tripla nella maglia seguente. Ancora 3 volte filo sull'uncinetto, vado nella maglia seguente e lavoro ancora una maglia alta tripla. 3 volte filo sull'uncinetto, maglia seguente, quindi vado nella catenella seguente e lavoro la maglia alta tripla. In tutto devo lavorare 6 maglie alte triple.
Vado nell'ultima maglia, nell'ultima catenella e lavoro una maglia alta tripla. Ecco, quindi ho fatto il primo quadratino. Adesso faccio ancora 10 catenelle perché dobbiamo fare un altro quadratino. Quindi questo è il primo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 volte filo sull'uncinetto. Quindi sempre partendo dal basso, dalla prima catenella, salto 1, 2, 3, 4, nella quinta catenella lavoro la maglia alta tripla. Maglia seguente, maglia alta tripla. Quindi lavoriamo sempre le maglie alte triple e in ogni quadratino facciamo in tutto 6 maglie. E questa è la quinta. Vado nell'ultima maglia e lavoro la sesta. Quindi le 5 catenelle sono la prima maglia alta tripla. Adesso il lavoro risulta così. Quindi cosa facciamo? Giriamo il primo quadrato che abbiamo fatto così e andiamo e ci agganciamo qui. Entro dentro proprio fra le due maglie, quindi prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima così. Ora facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 5 catenelle per iniziare con la prima maglia alta tripla. Quindi vado nella catenella seguente, nella prima catenella e lavoro la maglia alta, la maglia alta tripla. Catenella seguente, maglia alta. Catenella seguente, lavoriamo ancora la maglia alta tripla, quindi sono 4, vado nell'ultima, lavoro l'ultima maglia alta tripla. Ecco. Adesso dobbiamo ancora aumentare, quindi prima aumentando facciamo un aumento da questa parte, quindi un quadratino di qua, quando poi arriviamo qui aumentiamo un quadratino. Aumentando sempre i quadratini si arriva alla misura desiderata. Quindi io ho preso la circonferenza dei miei fianchi e prendendo la misura dei miei fianchi, poi ho fatto diviso 2. Quindi poi ho contato quanti quadratini mi servivano per fare il primo pannello. Ora ricomincio con 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 volte filo sull'uncinetto e parto dal basso. Dalla prima catenella 1, 2, 3, 4, nella quinta lavoro la maglia alta tripla. 1, maglia seguente 2, maglia seguente 3, maglia seguente 4, maglia seguente 5 e con le 5 catenelle iniziali sono 6 maglie alte triple. Ora il lavoro risulta in questa maniera. Quindi giro il mio lavoro così e mi aggancio proprio qui dentro le catenelle, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Così.
Vi faccio vedere, così risulta il lavoro. Adesso facciamo 5 catenelle e lavoriamo. Le 5 catenelle sono la prima maglia alta tripla e poi lavoriamo nelle catenelle 5 maglie alte triple. 1, 2, 3, 4, 5. 3 volte filo sull'uncinetto. Quindi vado nella prima catenella. Lavoro la maglia alta tripla, maglia seguente, maglia alta tripla, maglia seguente, maglia alta tripla. Allora, potete lavorare le maglie alte triple e direttamente anche andare sotto le catenelle. Così. 2, 3, 4, 5, 6. Quindi vado sotto le catenelle. Adesso fate le 5 maglie alte triple. Mi vado ad agganciare qui. Proprio qui dove ho le catenelle, quindi entro, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima. Così. Adesso faccio 5 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5. 3 volte filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella. Se vi è più comodo potete andare sotto le catenelle. Allora, ho fatto la prima, la seconda, tre, quattro. Vado nell'ultima catenella, 5, così. Adesso per rifare, diciamo, per aumentare un quadratino, lavoro ancora 10 catenelle. Cinque, sei, sette, otto, nove, 10. 3 volte filo sull'uncinetto, quindi parto sempre dal basso. 1, 2, 3, 4. Nella quinta lavoro la maglia alta tripla. Quindi vado nella catenella seguente. Tre, quattro, vado nell'ultima catenella, prendo tutte e due le costine, ecco, ok, quindi vi faccio sempre rivedere, il lavoro risulta in questa maniera e non così non va bene, quindi dobbiamo girare il lavoro così e ci agganciamo qui dove abbiamo le catenelle, quindi entro dentro le catenelle, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, così. Ora faccio 1 2, 3, 4, 5 catenelle. 3 volte filo sull'uncinetto, vado nella prima catenella, lavoro la maglia alta tripla. 1,
3 4 vado nell'ultima 5 ecco adesso mi aggancio qui quindi entro prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima e ripeto le 5 catenelle 1 2 3 4 5 3 volte filo sull'uncinetto vado nella prima catenella lavoro la maglia alta tripla maglia seguente quindi lavoro la seconda maglia seguente lavoro la terza la quarta e la quinta e adesso mi aggancio scusate ero fuori dall'obiettivo e mi aggancio adesso qui con una maglia bassissima adesso devo fare 5 catenelle per ottenere gli stessi quadratini quindi così lavorando aumentando un quadratino da questa parte e uno da questa parte formiamo un quadrato quindi faccio 1 2 3 4 5 catenelle quindi vado nella prima catenella lavoro la maglia alta tripla 1 1 2 3 4 vado nell'ultima 5 e quindi adesso abbiamo gli stessi motivi ok 1 2 3 4 1 2 3 4 quindi poi andando avanti questo diventerà un quadrato però noi faremo un rettangolo allora questo come dicevo prima è un campione quindi andando avanti così facciamo poi un quadrato quindi noi invece adesso dobbiamo fare un rettangolo quindi cosa facciamo iniziamo a diminuire da una parte e dall'altra invece aumentiamo io per esempio vi faccio vedere una manica in una manica io sono andata avanti come larghezza quindi ho lavorato sempre i miei quadratini fino ad arrivare alla larghezza che mi serviva quindi ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 quadratini e in altezza ne ho fatte 18 quindi ora vi faccio vedere come diminuire allora dice per farvi capire dove diciamo vado ad aumentare i quadratini metto un marcapunti così per farvi proprio vedere dove vado ad aumentare allora quindi ho fatto il mio quadratino adesso giro il lavoro e faccio delle maglie bassissime sulle maglie alte così entro dentro qui dove ho le catenelle e adesso faccio 1 2 3 4 5 catenelle quindi vado nella prima catenella lavoro la maglia alta tripla
Catenella seguente, maglia alta tripla, quindi sono due, tre, quattro e nell'ultima 5. Così. E adesso chiudo qui. Entro, prendo il filo e faccio una maglia bassissima. E adesso continuo, quindi faccio 5 catenelle. E poi lavoro dentro le catenelle 5 maglie alte triple. Finite le maglie alte triple, mi aggancio con una maglia bassissima qui. Poi ancora faccio 5 catenelle, 5 maglie alte triple lavorate dentro le catenelle, oppure se diciamo se per voi è più comodo lavorate sotto le catenelle. E poi mi vado ad agganciare qui. Quindi io faccio adesso questo lavoro e ci ritroviamo quando arrivo qui. Sono arrivata proprio qui fino all'ultimo quadratino, quindi chiudo con una maglia bassissima dentro, entro proprio dentro le catenelle e faccio una maglia bassissima. Ora 1, 2, 3, 4, 5. Quindi da questa parte adesso aumento, faccio l'aumento del quadratino. Vado nella prima catenella, lavoro la maglia alta tripla, 1, 2, maglia seguente, 2, quattro, 5. Quindi adesso mi trovo 1, 2, 3, 4, 4 quadratini da questa parte. Diciamo che questa è la larghezza che a me serve. E adesso vado in lunghezza. Quindi, e qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Adesso faccio ancora 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 volte filo sull'uncinetto, quindi parto dal basso. 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella lavoro la maglia alta tripla. 1, 4, 5, 6, quindi 6 maglie alte triple. Quindi il lavoro risulta in questa maniera. Allora, giro il lavoro e mi aggancio proprio qui. Quindi entro, prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, così. Adesso lavoro, faccio 5 catenelle e lavoro dentro le catenelle 5 maglie alte triple. Quindi le 5 catenelle, come sempre, sono la prima maglia alta tripla. Lavorate le maglie alte triple, mi aggancio qui con una maglia bassissima. Ricomincio 5 catenelle per iniziare con la prima maglia alta tripla e lavoro qui 5 maglie alte triple, quindi in tutto poi sono 6 e mi aggancio qui. Stessa cosa, 5 catenelle, 5 maglie alte triple lavorate nelle catenelle e poi vado e mi aggancio qui. Ok, quindi vado avanti e ci ritroviamo qui. Vi faccio vedere poi di nuovo come bisogna diminuire quadratini e sono arrivata qui e
E vado a chiudere con una maglia bassissima, quindi qui è dove diminuisco, vado a diminuire. Adesso per diminuire cosa faccio? Faccio delle maglie bassissime qui in ogni maglia, quindi vado sulle maglie alte, faccio una maglia bassissima, 1 2 3 4 5 e vado proprio dentro le catenelle e faccio una maglia bassissima. 1 2 3 4 5. Quindi qui abbiamo diminuito. Adesso ho fatto le 5 catenelle, 5 maglie alte triple nelle catenelle e mi aggancio qui con una maglia bassissima. Poi ancora 5 catenelle, 5 maglie alte triple dentro le 5 catenelle e poi mi aggancio qui con una maglia bassissima. Poi ancora 5 catenelle, 5 maglie alte triple dentro le catenelle e mi vado ad agganciare qui. Ok? Quindi arrivata qui, poi vi faccio vedere come dobbiamo iniziare a diminuire anche da questa parte. Perché già abbiamo la forma di un rettangolo, infatti qui abbiamo 1, 2, 3, 4 quadratini e qui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi poi vi faccio vedere come dobbiamo iniziare a chiudere per fare il rettangolo, ok? Quindi vado avanti e ci ritroviamo qui. Adesso ho fatto le 5 catenelle. Lavoro 5 maglie alte triple dentro le catenelle, mi aggancio con una maglia bassissima qui dentro le catenelle, 5 catenelle, 5 maglie alte triple, maglia bassissima proprio qui. Quindi ci ritroviamo qui. Ho lavorato i miei quadratini, adesso sono arrivata qui dove vado a chiudere con una maglia bassissima. Quindi entro dentro le catenelle e chiudo con una maglia bassissima. Adesso devo ancora diminuire, quindi devo andare a chiudere da questa parte. Lavoro una maglia bassissima in ogni maglia alta. Così. Ok. Vado dentro le catenelle e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. E comincio a lavorare le 5 maglie alte triple, quindi vado nella prima catenella e lavoro la prima, vado nella seconda, lavoro la maglia alta tripla 2 3 4 5 e mi aggancio qui. Ok, tre, quattro, cinque e faccio la stessa lavorazione fino ad arrivare qui. Adesso arrivata qui, vi faccio vedere come iniziare anche da qui a diminuire fino poi ad arrivare a chiudere il rettangolo. Ok? Quindi avevo detto che questo è solo un campione. Quindi da questa parte abbiamo 1, 2, 3, 4 e dalla parte, diciamo, la lunghezza abbiamo, non si vede, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadratini. Ok? Quindi adesso arrivo qui e iniziamo la diminuzione anche da questa parte. Qui all'ultimo quadratino chiudo con una maglia bassissima, entro dentro le catenelle e chiudo così. Quindi faccio la stessa cosa che ho fatto da questa parte. Allora, giro il lavoro e faccio delle maglie bassissime in ogni maglia alta tripla che abbiamo fatto. 1 2 3 4 5 e dentro qui dentro le catenelle faccio una maglia bassissima. Ecco,
e quindi abbiamo diminuito il primo quadratino così. Ora 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e lavoriamo le 5 maglie alte triple dentro le catenelle, cioè all'interno delle catenelle. Ci agganciamo qui con una maglia bassissima, 5 catenelle, e ci agganciamo qui con una maglia bassissima, e quindi siamo arrivate proprio qui. Poi sulle maglie alte triple che abbiamo lavorato, camminiamo con delle maglie bassissime fino ad arrivare proprio sulla prima maglia alta e iniziamo poi a lavorare fino a chiudere il lavoro. Allora, fino ad arrivare, diciamo, all'ultimo quadratino, perché come abbiamo iniziato, poi finiamo il lavoro. Abbiamo iniziato con un quadratino e finiamo con un quadratino. E mi aggancio qui. 1, 2, 3, 4, 5. Lavoro. Allora vado per fare prima, per fare veloce, vado sotto le catenelle. 2, 3, 4, filo. Quindi 4, 5, e mi aggancio qui con una maglia bassissima, così. Ecco, adesso faccio le maglie bassissime su ogni maglia. 1, 2, 3, 4, 5, 4, una maglia bassissima dentro le catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e poi lavoro 5 maglie alte triple. 1, 2, 3, 4, 5 e adesso vado e chiudo qui. Faccio una maglia bassissima, una catenella, tiro il lavoro e poi taglio il filo. Ecco, ora qui ho fatto, ho lavorato le maglie alte triple intorno alle catenelle. Così, ok. Quindi abbiamo fatto il rettangolo. Ora io per il mio, per diciamo la mia maglia, la mia casacca, come la vogliamo chiamare. Allora, questa è una manica. Per fare il davanti e il dietro, io come in larghezza ho fatto 18 quadratini e in lunghezza 25 quadratini, quindi ripeto, voi prendete la vostra misura e la circonferenza dei vostri fianchi e poi dividete, fate diviso 2 e il numero, diciamo la misura, ecco, e poi fate tanti quadratini fino ad arrivare alla metà dei vostri centimetri. Quindi per esempio se 100 la circonferenza è 100, ovviamente fate poi diviso 2 ed è 50, quindi dovete fare il primo pannello 50 centimetri. Poi se qualche centimetro in più non ha nessuna importanza, anzi diciamo che poi la lavorazione, il lavoro viene più morbido, non viene proprio attillato. Ok, ora vi faccio vedere come dobbiamo unire i pannelli.
Sono pronta per assemblare, diciamo, i miei pannelli. Quindi ho fatto due pannelli uguali davanti e dietro. In larghezza ho fatto 18 quadratini e in lunghezza 25. Allora, per quanto riguarda la mia larghezza, misura. Allora, mettiamo giusto il lavoro. 51 centimetri e in lunghezza 73. Ora, per chiudere le spalle, io chiudo 4 quadratini, 4 da questa parte e 4 dall'altra, e mi resta come, diciamo, l'apertura per il collo, mi restano 30 centimetri. Ok, quindi adesso inizio a chiudere. Chiudere è molto semplice perché chiudiamo con delle maglie bassissime e con delle catenelle. Quindi entro qui nella prima catenella, entro, faccio una maglia, anzi faccio un nodino, così rientro. Prendo l'altra spalla, quindi vado qui nella maglia alta, inserisco l'uncinetto e chiudo con una maglia bassissima, così. Ora 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Vado qui tra le maglie alte, quindi entro con l'uncinetto, prendo l'altra metà. Prendo il filo e chiudo con una maglia bassissima, oppure se volete potete fare una maglia bassa, così. 1, 2, 3, 4, 5. Quindi vado qui tra le maglie alte, vado anche qui dall'altra parte. Allora, prendo il filo e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo tutti e due i pannelli, prendo il filo e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Entro tra le maglie alte. 1. Vabbè, questo lo posso togliere perché non mi serve. Ok. Allora, dicevo, entro qui tra le maglie alte e faccio una maglia bassa. Ok, e quindi abbiamo chiuso la spalla. Ecco, ora per arrivare all'altra spalla camminiamo con delle catenelle e maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5. Vado qui tra le maglie alte e faccio una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5, maglia bassissima. E arrivo qui dove devo chiudere l'altra spalla. Quindi vado avanti e arrivo qui. Capunti. Quindi adesso, allora, faccio le 5, 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, entro tra le maglie alte, prendo l'altro pannello e faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'altro, diciamo, quadratino, entro tra le maglie e faccio la maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo tutti e due i pannelli, quindi 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. E vado qui nella quinta catenella, quindi vado, prendo la prima, questo lo posso togliere, e la prima proprio qui dall'altra parte,
e faccio la maglia bassa così, e quindi abbiamo chiuso. Poi chiudo, riprendo la lavorazione qui lavorando le 5 catenelle e la maglia bassa in ogni, diciamo, tra le maglie alte, ok? Quindi faccio la stessa cosa dall'altra parte, in modo da forma anche un bordino in questa maniera. Allora taglio il filo e poi faccio la stessa cosa, mi aggancio qui, mi aggancio proprio qui e faccio la stessa cosa dall'altra parte e faccio tutte le catenelle. Quindi le spalle le abbiamo chiuse. Ora vi faccio vedere come dobbiamo unire la manica. Le spalle, adesso possiamo iniziare ad unire la manica. Allora, per la mia manica in larghezza io ho 16 quadratini, quindi 16 motivi, e ho già diviso il mio lavoro, ho fatto 8 e 8 e ho contato 8 motivi anche qui nella maglia, quindi qui ho messo un marcapunti e anche da questa parte. Ora, quindi, dato che dobbiamo contare i quadratini sia da una parte che dall'altra, iniziamo da qui. Quindi vado a chiudere come ho fatto la chiusura delle spalle. Allora vado qui nella catenella, prendo il filo, io faccio un nodino e lascio il filo un pochino più lungo in modo che poi con l'ago posso chiudere bene, posso nascondere bene i fili. Quindi entro, faccio una catenella. Adesso vado qui, questo lo posso togliere. Allora, quindi entro e faccio una maglia bassa così, 1 2 3 4 5. Vado qui tra le maglie alte, entro con l'uncinetto e vado anche qui dall'altra parte e faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5. Così. Uno. E così. Ecco. Ripeto, la stessa chiusura, la stessa lavorazione che abbiamo fatto nelle spalle. Quindi adesso vado avanti fino ad arrivare, quindi chiudo 8 motivi da questa parte e 8 motivi dall'altra parte, quindi devo contare tutti e due i lati 8 quadratini. Bene, quindi ho chiuso tutta la mia manica. Adesso dobbiamo cucire la manica. Allora, scusate un attimo, piego il mio lavoro, la manica la piego in due così e continuo a lavorare a chiudere la mia manica. Quindi inizio proprio da qui e vado a chiudere in lunghezza così. Quindi continuo la lavorazione. Ok, allora vado qui dall'altra parte, faccio la maglia bassa, 1 2 3 4 5, allora 1 2 così, 1 2 3 4 5,
1 e 2, quindi prendo tutte e due i lati, cioè 1, 2, 3, 4, 5 e chiudo. E quindi questa poi è la manica. Dopo che abbiamo chiuso la manica, possiamo iniziare poi a chiudere qui i fianchi. Scusate, lo spazio è molto molto stretto, quindi non ho come mettere il lavoro. Ok. Allora, poi dopo che abbiamo chiuso la manica, qui possiamo iniziare a chiudere anche i fianchi. Volendo, chi piace può lasciare degli spacchi laterali, io penso che lascerò degli spacchi, oppure chiudere tutta la maglia. Ok? Quindi poi facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Attacchiamo la manica e poi chiudiamo i fianchi. Insomma, come lavorazione molto molto semplice, però poi l'effetto finale è veramente molto bello con questi colori, che poi con questa lavorazione le sfumature viene un disegno veramente molto carino. Quindi queste, diciamo, questi quadratini in diagonale sono veramente molto carini. Io lo userei anche per il mare, perché diciamo io sto facendo una maglia corta, io non vado al mare, quindi ho fatto una casacca. Ecco, però a chi piace potrebbe andare avanti in altezza, quindi per fare diciamo un copricostume, e poi laterale lasciare degli spacchi molto lunghi, ecco, uno spacco aperto. Bene, io spero che sono stata, diciamo, sono stata chiara nella spiegazione. In caso fatemelo sapere, oppure scrivetemi su Facebook in privato se, diciamo, se non sono stata molto chiara, se c'è qualche dubbio, contattatemi su Facebook. Ok? Adesso io finisco diciamo, il mio lavoro e poi lo metto sul manichino per farvi vedere come il risultato finale, come diciamo, come risulta indossato. Ovviamente il manichino va largo perché questa è una taglia grande, una 44, diciamo più 46, e quindi al manichino insomma lo indossa grande, gli va grande. Ok? E tanto per farvi vedere come risulta il risultato. Ok, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Un bacione a tutti, ciao!